L'attestato di riconoscimento conferito dal Presidente della Regione Rosario Crocetta al professore Pietro Giannone dell'Istituto Tecnico Industriale Emanuele Morselli di Gela ha un significato altisonante, perché proprio il docente ha promosso e coordinato le attività degli studenti nella realizzazione del progetto, contribuendo alla valorizzazione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile della Sicilia. È un'app che cerca di fondere quelli che sono gli aspetti tecnologici a quelle che sono le necessità del XXI secolo, cioè quello di un'attenzione verso quelle le tematiche ambientali, i corretti stili di vita, e fondendola anche alla manifestazione Expo che l'anno scorso, diciamo, era nel periodo, c'era in contemporanea con questa attività. Per cui i ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di questa applicazione che fonda le due cose, l'aspetto prettamente tecnologico con quello che è la cura verso il mondo in cui viviamo. Ma quali sono i progetti per il futuro e a chi dedicano il premio ricevuto oggi dal governatore gli studenti protagonisti del concorso? C'è l'università, quindi il completamento della mia carriera scolastica, continuando con l'elettronica, andrò in ingegneria a Torino. E sinceramente io voglio dedicare questo premio, cioè non è proprio una dedica, è come se io lo stessi regalando alla mia città, perché l'ho aiutata, so di averla aiutata, e questo mi fa sentire meglio veramente, perché posso dire che ho fatto qualcosa per Gela. I miei progetti per il futuro sono andare all'università, andrò nella facoltà di informatica. In Nord Italia devo scegliere tra Pisa, probabilmente sono indirizzato verso Pisa. E voglio dedicare il premio alla scuola, che mi ha permesso tutto di partecipare a questo progetto e di spendermi attivamente in una cosa per quello che mi piace fare, cioè l'informatica e app. Spero anch'io di diventare un ingegnere. Questo premio lo dedico soprattutto alla mia scuola e alla mia città, perché comunque è solo grazie a loro se noi abbiamo partecipato a questo concorso e abbiamo vinto anche questo viaggio di istruzione a Bruxelles, che ci ha permesso di far parte dell'Europa.